Anche la dimostrazione del nostro essere qua oggi, che questa è una nota che non è mai finita, ma è che bisogna continuare a proseguire, meglio se con alleati forti, convinti e vicini. In questo caso Libera, Don Ciotti e tutto il mondo che con noi è sempre pronto a combattere la mafia. Ecco un'opportunità essere qua oggi. Rispetto dalla morte di Messina Denaro, non saprei cosa dire al di là della pietà cristiana. Ovviamente è stato un personaggio tragico nella storia italiana. Personale mio pensiero, cioè, diciamo, spero proprio che queste figure non vengano mai mitizzate, vengano proprio nel senso giusto, e cioè ripeto, una sciagura per la nostra società. Ecco, oggi si chiama un protocollo che è uno strumento, ma considero che gli altri sindaci mancano degli strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali per riuscire davvero a contrastare fenomeni di corruzione, di infiltrazioni. Quali sono le mancanze che vanno corrette? Ma io credo che gli strumenti oggi debbano vertere soprattutto sull'informatica, perché se fosse possibile avere ancora più accesso alle banche dati e soprattutto interscambio di informazioni, diventerebbe tutto più facile. Oggi pomeriggio abbiamo in Consiglio Comunale esponenti del sistema finanziario, oltre ovviamente a Consiglio del Vigili. Pensate le banche quante informazioni hanno a disposizione. Quindi io credo che la via debba essere quella, lavorare sull'incrocio dei dati in tempo reale e di fronte ad ogni minimo sospetto intervenire.